adesso parliamo di un film che sta per uscire, il mio mito. Sì? Sì. Esce proprio il giovedì 16 dicembre, l'attesissimo Diabolik dei Manetti Bros. E noi abbiamo qui stasera i tre protagonisti del film. Miriam Leone, Luca Marinelli, Valerio Mastandrea. Eccoli qua. Ciao. Salve. Com'era? Il cast completo, l'ispettore Ginko, Eva Cante, Diabolik, benvenuti. In persona. Quanto mi sono divertito. Sì. Ma tu no? A girare il film? Ah, certo, tantissimo. Scusate. No, perché quando sai che tu, quando c'è questa aspettativa così forte, io sono stato costruito per abbassare l'aspettativa. Sì, lui, capito? L'abbiamo portato apposta, per abbassare le aspettative. Vabbè. Io livello, capito? Ma sì. Scusate, voi leggevate Diabolik da ragazzi? Io l'ho letto centinaia. Quindi quando ho visto il film ero felice. Come hanno ricostruito Clerville. Sì, e anche Genf. Anche Genf e Clerville, ci sono, c'è la roccia che si apre per andare in casa, tutto. Io non ricordo nulla. Il rifugio. Quello è girato vicino a Porto Piccolo a Trieste. Sì, ma non mi dire tutto, perché io voglio che sia girata a Clerville. Una cartella stampa. A Clerville. È giusto, siamo qui per promuovere il film. Ma sai tutte queste cose così? Ma sì. Ci abbiamo girato insieme. Ma io non ricordo nulla, è passato tantissimo tempo. Ma come non ricordi? No, mi fa piacere la foto perché ricordo la parrucca di cui vado fiero, orgoglioso. E ho chiesto anche insomma, poi di tenerla. Sì, sì, aspetta, ce l'hai ancora la parrucca? C'è il tuo frontino. Guarda, io qui ho la tua pipa di Ginko. Bene, bella. Sei contento di averla? Sono tantissimo, grazie. Così stasera ti senti più a tuo agio. Perfetto, sì, perché il personaggio l'ho un po' perso, lo dovrei recuperare, sì. Grazie. Lui fa Ginko. Sì, eccolo. Grazie. Valerio fa Ginko. Quanto entusiasmo, grazie. Grazie. Luca è Diabolik, ecco. Eccolo qua, non l'avrebbe mai detto. E non io. Eva Cante, ma la bellezza che sei. Ma guarda questa Eva Cante, è pazzesca. Pazzesca. Tutto ruota intorno a questo. Non ecco. Ci credo, hai rubato il diamante rosso. L'ho rubato a Diabolik. Ma come hai fatto? Beh, ho visto quello, l'effetto che ha fatto su di te, mi sono detto, se io lo rubo a Diabolik, grazie, pensa a quello che Fabio. Può fare. Prego, mostriamo la telecamera. Questo è il diamante rosa. Questo è il diamante rosa che lui cercava di rubare. Eccolo là, e io l'ho rubato a lui. No, Miriam, hai capito? Grazie. No, Miriam. Hai rubato a Diabolik il diamante rosa per sì, me. Sì, ma per te l'ho fatto. Grazie, guarda. Lui è tutto un film che nasce una storia con me, grazie, guarda. Vabbè, allora, dovevo dirti. Ma non per un fine, solo per generosità, sei stato bravissimo. Ma questa cosa l'avevate provata? No. Perché non era male, Non era male. No. Ma dici che è venuta sei bene? Geloso? No. Era perché hai messo via la pipa? Non perché io ho smesso di fumare da 4 anni. E infatti la pipa, ogni volta che davano lo stop, io mi ci riattaccavo subito. Quindi ho detto, levamela, per favore. Comunque Fabio, è un modo carino per dire che ciò che è meraviglioso di questo film sono gli oggetti e non gli attori. No, ma è un modo molto carino. Ma non è vero, gli oggetti, ci sono anche le perché Diabolik ha questa capacità di trasformarsi, di adoperare i visi, le facce degli altri con delle maschere. Esattamente, sì. Con questo materiale che lui ha scoperto. Abbiamo fatto il calco tutti, lo vogliamo dire? Abbiamo delle diapositive. Io no. Comunque, non l'hai fatto. No, tu l'hai fatto. Luca, apri un po'. Cos'è? Cosa avete fatto? Siete un paio di scarpe. No, cioè non ma questo sono io. Sei tu. Questa è la tua faccia. Eccolo, fallo vedere al pubblico alla telecamera. Eccoci. Scusate, non siamo ancora in fascia protetta. No. Che c'è? Perché? Non lo so, perché chiedi questo? Scusa. No, perché insomma, comunque così sembra. Poi nel film, insomma, guarda, fa un po'... Eccolo. Ma non è vero. Ricordo il momento del calco. Ma è un momento molto particolare. Avevano fatto il calco, naturalmente. Sì, Luca, vuoi raccontare il tuo calco? No, sa che tenevo per mano Marco e Antonio, esatto. Così. Che sono i registi, Che salutiamo. E anche Carlo Mattarella. Rimettiamolo via, perché sennò... E tutto l'altro calco. No. Questo me lo posso tenere? Posso la tecnica? Sì, tenete. La metto. Un piccolo ricordo.
Sì. Allora io l'ho rimesso, ho messo il diamante rosa. Dunque, Luca. Dicevo, Luca, c'è una tradizione, Luca, che in questa trasmissione vige, e non vorrei che ti offendessi, per carità, né tantomeno che ti offendessi tu, ma Valerio tiene molto a fare la sinossi del film. No. ogni volta che viene qua... No, cioè, fate i DVD, perché non fate i DVD? No, fate una collana, esatto. Una raccolta, allora, delle Valerio, sinossi. Credevo che fosse cambiata la tradizione, magari un versamento. Perché ha sempre portato bene. Una sottoscrizione, invece no. Siamo tutti, siamo contenti, ci ritroviamo, siamo bene. Vuol dire che la tradizione, sì, funziona. Però io adesso ho anche delle attenuanti, perché il film l'abbiamo girato quando? Non ricordo nemmeno questo, 2 anni fa. Novembre 2019. 2019. Ottobre, novembre. Quindi c'è una pausa un po' strana, sì, diciamo, dentro, e non ricordo tantissimo. Beh, un pochino, però. Qualcosa. Però è una storia, diciamo, che loro hanno ripreso un celebre fumetto degli anni 60. Come no? Questo qua. Questo qua. Ideato. Questo qua. Eccolo. Ah, proprio questo. Il numero 3 di Diaboli. L'arresto di Diaboli si chiamava così. Eccolo qua. Però per la prima volta mi trovo a dover fare una sinossi di un film che ha una trama avvincente, quindi non posso spoilerare. Ecco. No, quindi... però diciamo che c'è Diabolik. Ecco, che tenta di rubare. No, io direi che la cosa fondamentale di questo film. Io l'ho visto, tenta di rubare. Però volevo dire, il nucleo centrale di questo film è l'incontro tra Eva e Diabolik, è il loro primo incontro, e quindi questa figura femminile creata dalle sorelle Giussani, molto rivoluzionaria per l'epoca. E insomma, vuoi parlare di Eva Kant? No, è stesso parlare di Eva Kant. Ma questo non è una la sinossi del film, stai parlando del mio personaggio, cioè sta parlando del mio personaggio. Non la sa fare, non le posso fare. Non ne ha mai fatta una. Mai, non mai. Mai. Che vuoi fare? Luca, vuoi dire qualcosa? Io? No, perché mi inquieta avere... Mettilo pure lì, mettilo pure. La tengo lì. Sì, è molto pirandelliano, stai con la tua maschera, ecco. No, faceva molto ridere, avete riso molto anche voi due quando tu dicevi... fermati Diabolik, e lui diceva maledizione. Sì. No, lui diceva mani in alto. Mani in alto. Potete fare mani in alto maledizione? Non lo so, adesso vediamo un attimo. Allora, intanto vediamo come va la trasmissione. Vi faccio vedere una cosa, siccome allora nel film c'è proprio tutto, questa è la Jaguar Light Type di Diabolik, quella degli anni 60. C'è anche adesso, l'hanno rifatta non così, però bellissima. La nostra, gli interni rossi. Però la vostra, guardate cosa succede. Andiamo alla prima scena, l'inseguimento, la macchina. Guardate, è proprio Diabolik, è come Superman. Cioè, è un pazzesco. Film pazzesco, vai. Vai, non lo perdere. Via della mimose, leva la 13, possiamo chiuderlo, vai! Andiamo lì, in trappola! Fermo! Tutto bene? Come ti senti? La cervicale anche, perché poi il ritorno è stato... Come? Anche la cervicale, dico... Sì, il ritorno, infatti c'avevo già un'ernia. Ma anche il sacro, diciamolo. Anche dei colpi di frusta. Quanto è bello fare Diabolik, scusa? Molto. Ti sei divertito? Molto, molto, molto. Ci sono tutte le levette nella macchina, la strada che si alza. I pulsanti, c'è tutto, c'è tutto. Ma questa roba è tutta tua? No, è cioè, l'hai portata da casa? Allora, l'altro giorno io stavo facendo, stavamo organizzando questa cosa, ho sentito la costumista e mi ha spoilerato che voi avevate chiesto questi oggetti di scena. Quindi sono quelli veri del film. La macchinina è mia. È tua? Questa sì. Della tua collezione privata? Incomincia qui la collezione adesso. Però, ok, va bene. Dunque, il resto è vostro. Il resto del film, il diamante rosa. Questo credo che... Dunque, come ha detto bene Mastandrea nella sinossi, questo è il primo film in cui si incontrano Eva e Diabolik, si conoscono, ma si conoscono anche Eva e Ginko, perché Eva nel film arriva dal Sudafrica a Clerville, dove deve essere raggiunta dal proprio anello, che è diamante rosa famosissimo, e Ginko sa che questo diamante potrebbe essere fare gola, come dicono i giovani, a Diabolik, e quindi incontra Eva Kant per metterla in guardia dai possibili rischi. Secondo te, questo racconto che hai fatto,
è stato compreso dalla gente? Chiedo, perché io mi... Il pubblico di Rai 3 è un pubblico avvertito, no, che ci segue da quasi 20 anni, sì, e quindi sì, perché qua... Sì. Vabbè, però si vede che così... Sì. È un pubblico colto. Guardiamo il momento in cui ma non è un fatto di... È che non si sta presso a tutte queste informazioni, capisci? Guardiamo un momento in cui... Il momento in cui l'ispettore Ginko, guardate come tiene la pipa. No, guardate, per favore, guardate, guardate quanti Maigret ha visto, quanti guardate quanti polizieschi, guardate come la maneggia. Ecco come... Actor Studio. L'ispettore Ginko incontra Eva Kant. Guardate la scena. Io l'ho vista tante volte. Nessuno conosce il vero volto di Diabolik. Potrebbe essere chiunque. Il cameriere che sta passando adesso. L'uomo dietro di me col giornale aperto. O quello che è appena entrato. Persino uno dei miei uomini più fidati. Addirittura. Potrebbe essere chiunque. Per questo le chiedo che il nostro incontro debba rimanere segreto. Se è così, ispettore, piacere di non averla mai incontrata. Lei ride, giustamente. Affascinantissimo. Sì, ma infatti... Scusa, ma... Chiediamo come ha recepito, se è stato facile per lei affrontare questa scena con uno charme di fronte così forte. Beh sì, soprattutto... Guardate come gli vengono queste domande, ma guardate... Io ma ti sto cercando di dare una mano. Profondità, a chi? A lui, non si... Puoi rispondere a questa domanda se vuoi. Come ti è venuto? Cioè, è stato facile? È stato molto difficile, naturalmente, entrare insomma nella dimensione, di rimanere affascinata dal... È stato difficile rimanere affascinata da te. Sì. Quindi sì, ha detto la verità. Difficile, però poi alla fine, quando mi ha fatto il baciamano toccando la mano, ho capito che non dovevo avere giudizi. Ecco, comunque su il montaggio aiuta sempre, ecco, alla fine. Beh, ragazzi, no, comunque Eva Kant è la prima femme fatale del no, è molto di più. È molto di più. C'è una senza la quale un uomo, insomma, sì, no? Perché in realtà Valerio voleva fare Eva Kant. Cioè, vedi che non riesce a parlare di Ginko. Stavamo cercando di affrontare un tema un po' serio. Più, ecco, sì, vuoi continuarlo tu? Di parlare di Eva Kant? Esatto, che personaggio era? Se vuoi, sì. Prego. Allora, innanzitutto, Eva Kant, allora, Diabolik è un fumetto che è stato scritto da due donne, le sorelle Giussani. Le sorelle della borghesia milanese. Esatto, ed Eva Kant, insomma, anche nel guardaroba ricorda molto questo guardaroba meraviglioso di queste due donne mondane. Una delle due è stata una delle prime donne a prendere il brevetto di volo in Italia. Ed erano due sorelle geniali. Che pensate, il marito aveva questa casa editrice che si chiamava La Storia. Allora la moglie, un po' insoddisfatta, dice: sai che c'è, adesso io mi fondo la mia casa editrice, la chiamo Astorina, e nel tinello di questa casa milanese fonda La Storia, inizia La Storia di Diabolik, che dura fino ad oggi grazie anche a Mario Gomboli, che salutiamo. Hai visto come divulga il Piero Angela che è in lei? Lo sai che io lo amo. Me lo fai. Tu ti sei sposata? Io mi sono sposata il 18 settembre. Siete, ciao, tuo marito lo sa che è la seconda scelta, perché tu l'ha vuoi saputo. Sposare Piero Angela. L'ha detto qui, da me. Sì, l'ha saputo. Ha saputo questa cosa, lei per un sogno di bambina. Sì. Ecco, questo è il nostro matrimonio. Guarda. Saluto mio marito che è a casa, che mi sta guardando. Ecco, speriamo che Diabolik non rubi il corredo. Delle zie, delle zie. Il corredo. Sì, delle zie siciliane, abbiamo il corredo, abbiamo tutto. Quindi Eva Kant è un personaggio importantissimo, anche perché è scritto da due donne. Non è un satellite personaggio maschile, è un pianeta anche lei. È vero, no, poi il film, insomma, sei proprio bravissima. Dunque, hai detto, come ha detto prima Mastandrea, Diabolik incontra per la prima volta Eva Kant. Esatto. Non è esattamente romanticissimo l'incontro fra voi due. Eccolo, vedi. Ecco. Beh, no, dopo però, prima diciamo è un po' più... No, diventa romantico, diciamo, diventa c'è romantico. Un inizio un po'... Mm. Un po' più audace, diciamo, e anche un po' più aggressivo. Particolare, aggressivo. Vediamo la scena dell'incontro di Diabolik. Mettiamo prima, per favore, la scena dell'incontro di Diabolik con Eva Kant. Grazie mille. Attenzione. Da Diabolik al cinema il 16 dicembre. Se provi a gridare ti uccido.
Stai sprecando il tuo tempo, Diabolik. Che vuoi dire? Il diamante rosa è falso. Al muro, cammina. È una copia perfetta. Impossibile da distinguere a occhio nudo. Non prenderti gioco di me. Potresti pagarla molto, cara. E a me non piace che mi si dia della bugiarda. Soprattutto quando dico la verità. Tu non hai paura di me. Ho già avuto a che fare con dei criminali in passato. E non ho mai tremato. Posso dire... Qua la tensione si sentiva, era diversa. Io ti dico, io mi sono divertito come un paio. Io sono un autore di Diabolik. Quindi, tra l'altro è uscita anche il graphic novel, è uscito il graphic novel di Diabolik, edito da Mondadori, proprio il film. Da bellissimo. Ma vi rendete conto? Siete diventati parte di Diabolik. Ma è una cosa meravigliosa. È bellissimo. Sì. Speriamo di non averlo danneggiato. Ecco. No, c'è tutto. C'è il rifugio che si apre, la botola, il coltello che viaggia come nel fumetto, velocissimo. E c'è anche... Ecco. L'auto di Ginko, eccola qua, la più bella auto di tutti i tempi, Citroen DS, eccola qua, l'auto di Ginko che tu guidi personalmente nel film. Sì, senza controfigura. Beh, non è che faccia delle piroette, diciamo, su una ruota, però è stato... Mani in alto! È stato bello. Da quant'è che ti è venuta sta cosa? No, da quando ero bambino che aspettavo che ci fosse Diabolik. Cioè, tu quando affronti un fumetto anche nella tua professione diventi così, regredisci così. Devo dire che Vacant mi ha molto aiutato in questo film. Sì. Ho capito questo. Sì. Comunque il pensiero di quando... Mani in alto! Niente, non si può parlare. No, stavo recitando con Marinelli. Scusa, mani in alto! Maledizione. Eccolo, Diabolik. Ce l'ho. Ce l'hai. Dicevi scusa, Ginko? No, ecco. Non ricordo più. No, dicevi, ecco, Ginko... questa è la scena. La scena. Sì, che abbiamo fatto con una temperatura, ricordi, Luca? Sì. Potete recitarla? Sì. Io faccio te. No, tu fai Diabolik, se no... Un momento lì. Come la vogliamo fare? Intimista? No, falla. No, c'è una possibilità, c'è uno degli attori più quasi... Ma lui non dice niente, dice bang e zing. Non dice nulla, parli tutto tu... Vuoi senti fare Ginko te, io faccio lui? Vai, sì. Va, no, ti faccio vedere. Fai Ginko. Ti faccio sentire un po' di... Allora, Diabolik fa Ginko. Vai. Vai, Luca. Butta il pugnale. No, ma lo vedi la postura? Ricominciamo. Lo facciamo, scusa, però non interrompere. Sì. Però butta è detto forte, lo vedi che... Butta il pugnale. Grazie. Rifai, Luca, ti prego. Butta il pugnale. E qui c'ho lo sparo, che io lo fai te lo sparo? No. Faccio io. Rifacciamo da capo. Zingali. Rifacciamo da capo. Sì. Butta il pugnale. Bang! Vuoi morire? Provaci ancora. Che è quel tud là? E quello è il coltello. Quello è prima. Ah, me l'ha colpito. Quanti anni è durata? Non se lo ricorda. Quanti anni è durato girare sto film? Vabbè, perché... Mamma mia. Quella notte era quanto molto fredda, la notte di questa quanto scena. Quanto ridere. Va bene. Allora, dunque, volevo far vedere come Ginko arriva in scena con la macchina, perché abbiamo una scena in cui c'è un tentativo di rapire in una banca, ma Ginko ha capito tutto, perché è perspicace, Ginko si sa. E c'è anche molto rispetto in realtà fra Ginko e Diabolik, che sono due nemici che però... Si rispetta. Come nella tradizione, diciamo. De Noir, sì. Esatto. Sì, esattamente. Cioè, Lupin e Zenigata, sì. Pat Garrett e Billy the Kid. Cioè, è vero, è una tradizione... Se poi te ne tiro fuori altri sei. No, insomma. Non è il caso. Guardiamo la scena, prego. Sono l'ispettore Ginko della polizia di Clairville. Che sta succedendo? Dugan, capo dei pompieri, un incidente, ispettore. Si è allagato il cavo della banca. Voi siete le guardie notturne? Sì, ispettore. E perché non siete davanti ai monitor? Sono saltate le telecamere. Ispettore, io e i miei ragazzi stiamo per scendere giù nei condotti. No, può essere pericoloso. Pericoloso, perché mai? Perché potreste incontrare Diabolik.
Sai che stai bene pettinato così? Sì. Eh? Sì. Sì. No, nel senso, mi faccio tante domande quando mi specchio con quella parrucca. Guarda, diciamo, però, come sarebbe potuto andare. Però sei un ginco credibile, invece. Questo lo dirà il tempo. No, credo. Lo dirà il pubblico dal 16 dicembre quando va al cinema. Esatto, appunto, il tempo nel senso inteso come... Diabolik si è dovuto inventare la voce anche di Diabolik, perché nessuno l'aveva mai sentito. Esatto, esattamente. Beh, una voce un po' più... Sì. Si è sentita in quella clip, un po' più sì, un po' cupa. Più, tipo un po' più cupo. Diciamo, stai cupa. Sempre a Berlino, tu? Sì. Come va con la sinusite? Con la sinusite? Sì, tu hai detto una volta... Beh, si sente, no? Si vive a Berlino e tu hai detto con la sinusite. Ho la sinusite. Una volta ti ho chiesto... Ma quella ce l'ho sempre, con la sinusite. Ma lui, venendo da Roma Nord, già aveva la sinusite. Abituato un po' al freddo. Cioè, lui ha scelto Berlino perché era di Roma Nord. Ti vedrei bene a Berlino anche a te. Mi puoi dire come mi sono trovato a Berlino recentemente? Benissimo. Sembrava uno del luogo. Sì, uno di lì. Ma sì? Ma certo. Li fava per l'Hertha Berlin? No, per lo Union. Conosci la Union? Sì, l'altra. L'altra squadra. Perché l'Hertha ha due colori, lo Union ce n'ha altri. Ho capito. Ecco, io ero per... Per gli altri, sì. Ho capito. Che sono in Bundesliga, sono arrivati. Va bene, ma questo ci vogliamo porta... mandare la pubblicità, no, ne parliamo un attimo. Ma che momento... Che momento travolgente. Travolgente. Sono travolta. Ragazzi, allora, dal 16, cioè, insomma, tra qualche giorno, dal 16 dicembre, al cinema... mi raccomando, Diabolik con Luca Marinelli, con Valerio Mastandrea e soprattutto con Miriam. Ecco. Grazie Miriam. Grazie. Le Manetti Bros. Grazie. Ciao. Andiamo al cinema, scopriamo Clerville, ci divertiamo e riviviamo questo fumetto storico Diabolik al cinema. Grazie ragazzi, grazie mille. Grazie Fabio. Grazie mille. Ciao, vi aspettiamo. E vi accompagno.